Il Circolo Antico Tiro a Volo è in fase di organizzazione della quinta edizione del torneo internazionale femminile inserito nel circuito ITF Women's Tour. Nelle immagini mostriamo in sintesi la quarta edizione della manifestazione alla quale partecipano atlete di livello mondiale. Quando i presupposti sono questi, i risultati sono sempre ottimi. Quando c'è questa armonia, questa vicinanza, questo desiderio di collaborare, gli obiettivi si raggiungono. Il circolo abbia veramente superato se stesso anche questa volta, ogni volta sempre meglio. L'invito di un caro amico come Claudio, che si conosce da tanti anni, non abbiamo potuto fare a meno di partecipare alla sponsorizzazione. Molto probabilmente il prossimo anno Allianz sarà presente con tutta la sua potenza di sparo qui al circolo, ce lo auguriamo e stiamo lavorando per quello. Sono sicura che questo torneo avrà successo perché le persone che lo organizzano hanno una passione enorme. Siamo molto contenti, cerchiamo sempre di essere presenti e di portare avanti il nome del circolo a grossi livelli. Sono onorato di poter vedere e partecipare di questo torneo internazionale. Un posto magnifico, Io non ce l'ho mai stato qui, è un posto veramente piacevole. Che abbiamo trovato anche altri amici dal Docentri Balduina con Capella, dal Lorenzoni Lattesano, quindi persone con le quali collaboriamo quotidianamente. È una cornice meravigliosa, poi ho visto dei personaggi invece molto molto importanti nell'ambito dello sport femminile, quindi senz'altro interessante. E contentezza del pubblico che è sempre più presente, più numeroso, e questo ci dà tanto coraggio e voglia di fare. Una grandissima area sponsor, grandissima, è poco identificabile, quindi sono 250 metri quadrati attrezzati per gli sponsor, un'area business per eventuali incontri di lavoro e aperitivi di affari, un centro benessere creato, spogliatoi rimodernati. Siamo giunti ai quarti di finale, la numero 1 Tatiana Garbin batte la Bachmann 7-6, 6-1, 8-6 al tie break. Jelena Dokic, la campionessa che ha avuto una wild card dall'organizzazione, già vincitrice agli Open d'Italia nel 2001, batte la Kostanić 6-4, 6-2. Giulia Gabba, particolarmente in forma e concentrata, supera la Elena Bovina 6-4, 3-6, 6-2. E la Mesburger supera la Görges 6-4, 6-4. Le ragazze vanno in giro per il mondo, trovano un po' di freddezza, molta professionalità, ma questa, nell'ambito della professionalità, grande freddezza. Qui invece hanno trovato professionalità e soprattutto calore, il calore che gente sì professionisti, ma soprattutto che sanno trasfondere quello che è l'entusiasmo in quello che è l'organizzazione, sanno creare questo clima favorevolissimo. In semifinale partite avvincenti e spettacolari. Tatiana Garbin affronta la Dokic, vince il primo set 6-1, la Jelena Dokic si ritira nel secondo set 4-3 per la Garbin e nella parte bassa nulla può fare la bravissima Giulia Gabba, perde il primo per 6-0, lotta nel secondo e cede solo 7-6, 7-5 al tie break alla bravissima austriaca Mesburger. Guarda, è la cosa che più speravamo di quest'anno di avere, la Garbin.
Per fortuna è uscita presto a Parigi ed è potuta venire qui. Sono veramente felice, poi soprattutto di stare in un circolo così bello, perché è difficile oggi trovare un circolo così, così bello. In finale quindi Tatiana Garbin, Italia, e la Yvonne Mesburger, Austria. Si affrontano a viso aperto le due bravissime atlete, motivata Tatiana Garbin, applaudita e sostenuta da un pubblico numeroso e caloroso al circolo antico tiro a volo. Vince il primo 7-6-4, perde il secondo 4-6. Buona la prima. Beck. No, Mesburger riprende il suo schema. Vario. Alternato, la Garbin la sposta e chiude, match point Garbin. Grande Tatiana, grande. Guardate, che coraggio, ragazzi. Grande Tatiana Garbin. Mamma mia, che coraggio. Vince Tatiana Garbin all'antico tiravolo. Grande Tatiana Garbin. Applausi scroscianti del pubblico. Una manifestazione che si chiude con la vittoria di Tatiana Garbin al terzo set. Una grande, grande Tatiana Garbin. Roberta Beltrame premia il direttore organizzativo Marco Fanano. Giorgio Ciocci, Eurovinil e Smurra della Simet premiano la seconda classificata, l'austriaca Yvonne Mesburger. Ceramiche Appia ed Ecofim, sponsor del torneo, premiano la vincitrice del torneo internazionale femminile da $75,000 al circolo antico tiravolo. Con noi e quindi chiamiamo Tatiana Garbin. Speriamo con la stessa voglia di far bene, con la stessa partecipazione attenta delle ragazze, perché ripeto, una finale come questa non può essere che un onore e non possiamo sperare che avere qualcosa di simile in avvenire. Grazie ancora a tutti e all'anno prossimo. Adios, al prossimo anno, non mancate. Io voglio ringraziare quindi prima di tutto le atlete che da posti diversi, forse da paesi lontani, sono venuti qui da noi. Spero che possano tornare, che si trovino a loro agio qui nel nostro circo.